Non solo Pallavolo, ma una web radio, veicolo di solidarietà e di iniziative giornalistiche. Loro, Matteo Piano e Luca Vettori, oggi al Salone d'Onore del CONI, premiati da Giovanni Malagò, si sono aggiudicati il premio Extra per lo sport. E per noi c'era Maurizio Colantoni. Il Salone d'Onore del CONI La Cornice, la terza edizione del premio Extra per lo sport, presieduto dal numero uno del CONI, Giovanni Malagò, in un mondo rovesciato con distanze da mantenere, invece il protagonista. Tra i premiati due pallavolisti speciali, amici da sempre, oggi divisi nel volley da una maglia diversa, uniti da progetti umanitari, da una web radio, brodo di becche e da un racconto vincente di un viaggio emozionante tra i bambini del Congo. Matteo Piano, centrale di Milano e della Nazionale, sorriso e sensibilità. Questa idea ci è venuta nel 2013-2014, dove giocavamo insieme a Modena in Nazionale. Abbiamo fondato questa web radio, da poi è nata l'associazione, adesso siamo una società, abbiamo un brand etico, siamo stati in Africa e siamo arrivati poi a questo premio Extra, diciamo che è un bel riconoscimento. Tornato a Modena, Luca Vettori, filosofo del volley e animo nobile, condivide con Matteo un'amicizia profonda fatta di belle iniziative. Rappresentare un valore oltre lo sport è quello di un'amicizia, di una solidarietà rispetto a un progetto che abbiamo avviato da molto tempo. Ci siamo improvvisati giornalisti e siamo anche sorpresi e contenti e felici di aver vinto questo premio. Storie di solidarietà, integrazione e sacrificio, questo è il premio Extra, con Matteo Piano e Luca Vettori, simbolo dello sport pulito e di un volley diverso.